L'episodio che mi viene in mente è una sorta di evento germinale, perché, come sapete, nel 64, nel 66, 4 novembre 66, Firenze fu completamente allagata dalla famosa invasione dell'Arno sulla città, distruzioni. Però noi, che eravamo neolaureati, noi intendo dire il gruppo, il piccolo gruppo degli Archizumma, quindi io, Massimo, Paolo De Canello, Gilberto Corretti e anche Adolfo Natalini, che allora era molto vicino a noi. Ma in ogni modo venne fuori un invito da parte di una ipotetica galleria che si chiamava Jolly 2. Che era in un seminterrato ed era un ex deposito di pesce, perché il gallerista era poi in realtà un commerciante di pesce all'ingrosso. Ma lì organizzammo, improvvisammo questa mostra che si chiamava Superarchitettura, che produsse una specie di bomba atomica, per cui intorno a noi nacquero in brevissimo tempo il Superstudio, gli UFO, gli Ziggurat, i 999, gli S-Space, Gianni Pettena, Remo Buti, cioè si scatenò una energia repressa. Noi esponemmo le nostre tesi, un po' di progetti, un po' fatti apposta. Mi ricordo il De Canello che costruiva la superonda di legno a martellate, cioè una roba estrema. Però la cosa che era poi più esplicita, che la gente afferrava che stava succedendo qualcosa di diverso, era la musica dei Rolling Stones che noi mettemmo e che effettivamente funzionava perfettamente per i nostri progetti, che erano progetti pop. E da lì è cominciato tutto, perché è nato poi il movimento Radical, dal movimento Radical. E poi trasferitosi a Milano è nato il nuovo design italiano, quindi successivamente, anche se in forma ormai post-radical, l'Alchimia, la Memphis, Domus Academy, eccetera. Però, come dire, la scintilla che fece partire questo tipo di energia, di avanguardie giovanili in un settore molto particolare, che era quello della cultura del progetto, ebbe inizio in questo deposito di pesce.